Amici carissimi, che cosa dirvi di questo incontro? Voi, fratelli, sorelle e amici carissimi, dialogheremo insieme con le sorelle e con gli amici carissimi, i fratelli e le sorelle. Sorelle. Questo nuovo incontro parleremo di parenti. Evviva, evviva, evviva! I parenti. I parenti bisogna amarli. Non facciamo come quel signore che vedendolo in segna caffè biliardo entrò e disse mi dia un caffè e un biliardo. E il gestore gli disse guardi che c'è un equivoco e lui disse mi dia anche quello. Bisogna essere presenti e capire le cose importanti e fondamentali della nostra esistenza e tra essi i parenti, fratelli e sorelle, i cognati. Amiamoli dunque, essi sono sempre con noi. Siamo seduti sul water e il telefono squilla. E chi è? Un parente. Stiamo vedendo un film in TV e stiamo per scoprire. L'assassino in una voce ci chiama. E chi è? È un parente. Ebbene, stiamo per mettere in bocca il primo boccone della santa tranquilla cena serale. E qualcuno bussa alla porta. E chi è? È un parente. Dunque, grazie parente che sei sempre presente. Ebbene, ebbene, questi splendidi bastardi devono essere amati. Perché i parenti hanno un grosso significato e bisogna avere con loro pazienza, pazienza e non farsi prendere dal panico, come quel contadino pauroso che preso dallo spavento seminava il panico. Pazienza ci vuole, come quella volta che ancora ricordo. E qui mia nonna mi portò a mangiare in una trattoria all'aperto e venne a piovere, a piovere, a piovere. Io ci misi 4 ore a finire il brodo. Pazienza, cione, pazienza con i parenti. I parenti. L'importanza del parente attraverso i secoli e i millenni ci viene tramandata anche dalla lettera di Sant'Elio Gabalo a San Cosimo di Tebe. In quel tempo Astipe brulicava nel buio e gli aveva un dolore proprio qui, in mezzo allo sterco. E la folla lo dileggiava perché egli capiva le cose a scopo ritardato. Astipe, ridotto in un simile stato, piangeva sul latte macchiato ed ecco giungere Bedarco da Corinto che gli disse: O Astipe, perché piangi? Ti porto la lieta novella, io sono tuo cugino. E da Stipe, plaudente ed attonito, disse, ma quando mai? Non ti ho mai visto. E penso che fu Bedarco rispose, io vissi lontano, sul Milo, adesso sono qui e per questo ti filo. Tu mi ospiterai e mi nutrirai e avrai cura di me, finché la cometa sarà giunta alla meta insieme ai 3 re. E Astipe, gaudente, pensò con la mente al nuovo parente e rispose: È più facile che un cammello attraversi la porta di Gizza che io ti paghi una pizza. Ed aggiunse: È più giusto che tu dorma sulla pietra rugosa dei re che tu dorma da me. E la folla ristette attonita ed osannante e tutti dissero: Sia, dai, mandalo via. Evviva, 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 ecco dunque l'insegnamento, ecco dunque il significato, ecco dunque tracciata la via. Tu stai a casa tua, io sto a casa mia. Ed è questo forse l'argomento fondamentale della nostra trattazione odierna, in cui ci siamo scambiati le opinioni e abbiamo deciso di vivere di comune accordo in un abbraccio immenso, in un abbraccio reale, in un abbraccio straordinario. Ebbene, grazie e ci sentiamo la prossima settimana. Evviva, evviva, evviva!
elevate i vostri cuori, elevate il vostro spirito, elevatevi, dai. Così.